Dolci super tranquilli, bentornati nel qui e ora dell'Orto in Telechia. Questo vuole essere un video vecchio stampo per catturare il momento presente e dare un aggiornamento sui lavori che sono stati fatti da gennaio ad oggi e come stanno procedendo i lavori in generale, come il lavoro di questo bel bombo che impollina le fave che stanno crescendo, seppur seminate in ritardissimo, stanno crescendo bene, rigogliose. Con tutti gli impollinatori che le aiutano e pian pianino i fiori stanno lasciando spazio ai futuri baccelli. Questa aiuola non è di sole fave, ma come abbiamo visto nel video in cui c'era anche Andy, un nostro amico che ci è venuto a trovare ad aiutare nell'orto, insieme alle fave c'è un po' di aglio che abbiamo recuperato dal vecchio orto e nel mezzo sta venendo su con un po' di fatica il mais evolutivo che abbiamo seminato insieme a altri due cari amici che sono venuti a trovarci dalla lontana Lombardia. Ecco, c'è qualche mais che sta molto bene, bello piazzato, altro un po' più spernazzino, però tutto sommato ce la stanno a modo loro facendo. Sono in un territorio nuovo, quindi con un clima completamente diverso da quello a cui erano abituati. Tutti i semini che sono stati seminati, c'è stata tanta pioggia e quindi sta facendo il meglio che può. Tutta l'aiuola è ricoperta da questa meravigliosa cippatura di ulivo che abbiamo fatto grazie alle potature del Dolce Valdemaro e del suo oliveto, e le fave continuano. Il mais anche presenzia, qualcuno è saltata, qualche semina non è riuscita a venire fuori, ma appena la pioggia ci lascerà un pochino di tregua, abbiamo già preparato di nuovo le buchette per riseminare. Questa volta sicuramente semineremo in maniera molto più abbondante, quindi non solo due o tre semini per varietà, ma un pochino di più, almeno 5 o 6, perché così si dà più possibilità alle piantine di crescere, vista l'alta presenza di insettini, ecco appunto, insettoni. Qui ci sono un po' di afidi che le care formiche stanno allevando per il loro fabbisogno. Ora vediamo di capire se ci sarà da fare qualche piccolo trattamento naturale o si riesce magari con una rimozione manuale. Vi aggiorneremo anche su questo. Finita l'aiuola delle fave, ma che stavo dicendo del mais? Ah sì, della semina, che sarà un pochino più abbondante del solito perché, essendo la fauna molto molto presente, sia la microfauna che la macrofauna, pensiamo che seminando qualche semino in più rispetto al solito si abbiano più possibilità di avere delle piantine che non siano divorate completamente. Questa è l'aiuola delle fave, aglio e mais, dove a breve semineremo il mais che non è spuntato, alternato probabilmente a girasoli. Di qua, primissimissima aiuola dell'orto, dove presenziano gloriose cipolle, gloriosi agli, ma anche scalogno, mais. E non solo, andiamola a cercare, una sorpresa sicuramente, e sono
questi radicchi che hanno una voglia di vivere indiscutibile, una voglia di vivere senza precedenti. Questi sono i radicchi che avevamo seminato, se non sbaglio, a giugno dell'anno scorso. Sì, e sono rimasti nei plateau fino a qualche settimana fa, quando non solo non li abbiamo trapiantati a modino e dandogli uno spazio e coccolandoli, ma li abbiamo proprio buttati nell'aiuola insieme alla terra che ha fatto da ammendante per iniziare a rigenerare il suolo. E secondo me questa è proprio la manifestazione della voglia di vivere e di presenziare nel progetto Entelechia. Grazie radicchio. Quindi, cipolle che stanno andando in fiore, alcune, aglio, ci sono agli più grandi, agli più piccoli, ma dov'è che non lo ritrovo? Qui ci sono, ecco questa, sì, anche questa sta andando a fiore, eccolo qua, anche questa sta andando a fiore, nel mezzo dell'aiuola sta nascendo e sta crescendo il mais che abbiamo seminato, se non sbaglio, anche questo con il dolce Andy. Da quella parte ci sono dei belli agliozzi piazzati che stanno prendendo una bella vigoria, ma io in verità volevo arrivare a, eccolo, a questo, all'aglione. Aglione preso sia in bulbi, che avevamo dimenticato e non avevamo ritrovato al momento della raccolta, sia in piantine che abbiamo recuperato dall'orto, dal vecchio orto. Anche qui nel mezzo c'è del mais che sta prendendo il suo posto al mondo, scalogno che non ha ancora del tutto deciso, mentre qui su tutto il piede dell'aiuola abbiamo fatto una lavorazione minimissima con lo zappetto, a mano. Abbiamo scavato e segnato un piccolo solco per, tempo permettendo, seminare bietole e barbabietole, sia su questo piede dell'aiuola sia nel versante opposto. Qui ci sono altre cipolle che abbiamo sempre recuperato dal vecchio orto, anche loro stanno andando a fiore e poi faranno tanti bei semi, e anche qui presenzia un po' di mais. Qui sono spuntate tutte e tre le piantine. Vedremo con le prossime semine più abbondanti come andrà. Quindi eccoci, e delle nuove semine. Qui abbiamo seminato un po' di fiorellini, dovrebbero essere taggete, zinnie, nasturzio e calendula. O forse questa è la calendula, lo scopriremo solo aspettando l'arrivo delle foglie vere. E semine di fiori in ritardo e eccoli qua, carciofi sardi donati in parte dal Dolce Valdemaro e in parte dalla Dolce Maria Elena, dove è stata fatta una pacciamatura di cippato di ulivo, e stiamo mettendo intorno al carciofo l'umido di casa, quindi stiamo facendo una piccola compostiera che di volta in volta svuotiamo sui carciofi, in modo che il compostaggio avvenga direttamente qui insieme ai carciofi, che speriamo gioveranno di questa pacciamatura ricca. La pacciamatura sta facendo del suo meglio per tenere la situazione sotto controllo da questo meraviglioso trifoglio, e vediamo quanto durerà questo tipo di prevenzione del soffocamento del carciofo. E i carciofi che arrivano fino a giù sono tanti, sono quasi una quarantina. Eccoli.
questi cacciapiqui li abbiamo trapiantati tagliando praticamente al colletto. Quindi abbiamo messo la radice, abbiamo fatto un buco con la trivella, ci abbiamo messo dentro la radice del carciofo, spuntate tutte le foglie e pian piano stanno iniziando a vegetare in una maniera piuttosto soddisfacente. È stato piuttosto freddo in questi giorni, nonostante sembrava fosse arrivata la primavera, invece niente, le temperature sono scese di nuovo, è piovuto tanto, va benissimo, il laghetto si sta riempiendo, però non abbiamo potuto fare troppi troppi lavori direttamente nel campo, ma tutto sommato il lavoro che abbiamo fatto ci soddisfa. Il lavoro ci soddisfa, questo panorama, seppur abbastanza plumbeo, ci fa sentire quasi come in un grembo materno, protetti dal bosco, ma con una vista verso l'infinito. E guardando queste aiuole mi si scalda sempre il cuore, non solo per la bellezza, per la forza, per la grazia che hanno tutte queste piante, ma perché dietro a questo lavoro ci sono tanti amici, ci sono tante persone che ci vogliono bene, ci sono tanti doni, tanti semi donati, tante piantine donate, tanto lavoro messo a disposizione per il progetto Entelechia. E questo anche nei momenti più difficili, momenti di stanchezza, momenti di sconforto, pensare a tutte le mani che sono state in così poco tempo qui ad aiutarci e ad aiutare il progetto Entelechia a svilupparsi, a prendere forza, mi riempie il cuore di gioia, mi fa sentire sempre in compagnia e mi fa sentire profondamente grata. Grata anche della pioggia col sole, a quanto pare. Beh, questo voleva essere un brevissimo aggiornamento dell'attimo presente qui nell'orto Entelechia. Mi sono dilungata un pochino perché la meraviglia prende sempre il sopravvento, ma ora la pioggia mi dice che è il momento di rientrare. Quindi ti auguro e vi auguro buon attimo presente, buon orto e tanti bacetti.